Bene, questo problema dove ci sono dei solidi cristallini perfetti che tendono a zero della temperatura assoluta ha a che fare con la terza legge o terzo principio della termodinamica. Questo dal punto di vista della termodinamica classica è un principio sperimentale, cioè circa un secolo fa Nernst, il chimico fisico, trovò che al tendere a zero le misure della temperatura assoluta, le misure di delta G e di delta H praticamente coincidevano. Quindi delta G, che sappiamo essere in relazione col delta H di una qualsiasi reazione chimica, e questa sarebbe la relazione. Siccome con dei sistemi tipo delle batterie era possibile determinare l'andamento, cioè il valore esatto dell'energia libera, quindi col tendere a zero della temperatura, quello che si vedeva è che sia il delta G che il delta H finivano per avere la stessa pendenza come curve, diciamo. Se questo era, mettiamo il delta G e quest'altro mettiamo il delta H, alla fine le due curve diventavano praticamente coincidenti e le variazioni di delta H tendevano ad annullarsi, oltre che a diventare uguali a quelle di delta G. In poche parole, quello che si constatava è che il coefficiente angolare di questa retta, perché noi possiamo considerare questa una variabile dipendente, questa considerarlo una costante per piccoli intervalli di temperatura, quindi questa è una y di x, dove x sarebbe la temperatura e delta s il coefficiente angolare. Quindi quello che si trovava è che questo coefficiente angolare del delta G tendeva a diventare 0. E di conseguenza, moltiplicando la x per 0, avevamo anche che delta G diventava sempre più uguale al delta H. Questo per qualunque reazione chimica. In qualche caso, per esempio, il segno delle variazioni di entalpia poteva essere opposto, ma allora in questo caso le due curve si avvicinavano per così. Estrapolando questa tendenza allo zero assoluto, quindi si poteva affermare che la variazione di entropia di una reazione qualsiasi tendeva a zero al tendere della temperatura a zero. Quindi il limite di delta S al tendere di T allo 0 è uguale a 0. Questo significa che qualunque materiale trasformiamo in qualunque altro materiale, allo 0 assoluto non si hanno variazioni di entropia. E questo significa dire che tutti i materiali hanno la stessa entropia, quindi il materiale I deve avere la stessa entropia del materiale J, del materiale K e così via, reagenti e prodotti devono avere tutti la stessa entropia, che quindi deve essere una costante. Ma questa entropia costante allo 0 Kelvin può essere anche messa uguale a 0, perché è anche minima, è anche un valore minimo per ciascuna sostanza. Cioè qualunque sostanza a temperature superiori allo 0 assoluto deve avere un'entropia più alta di quella che ha allo zero assoluto. Questo perché? Perché l'entropia si calcola sommando tutti i calori che le sostanze devono ricevere per essere riscaldate a una certa temperatura per innalzare questa temperatura di una piccola quantità. Quindi io sto sommando piccoli contributi di calore, dividendoli per la temperatura per avere piccoli contributi di entropia. Quindi diciamo che questa S la spostiamo qua, quindi
questo sarebbe uguale all'integrale dei, cioè la somma di tanti piccoli contributi, incrementi di entropia, sempre positivi, che per andare dallo 0 alla temperatura T, per andare da 0 alla temperatura T. E questi contributi di calore da fornire sono anche uguali al calore specifico a pressione costante, che stiamo facendo tutto a pressione costante, che è dipendente dalla temperatura per il piccolo incremento di temperatura fratto la temperatura. Allora, adesso ci stiamo cominciando ad avvicinare alla risposta della domanda, cioè come varia questo calore, questa capacità termica a sua volta andando a temperature che tendono a zero, cioè se noi facciamo tendere a zero questa temperatura, che cosa succede a questa sommatoria? Quindi diciamo che questa costante, questo valore minimo, lo possiamo porre uguale a zero. Se noi lo possiamo porre uguale a zero, anche senza tirare in ballo fattori statistici, magari ne parliamo dopo, se lo poniamo uguale a zero, noi pensiamo che tutto questo debba tendere a zero. Quindi il limite di questo integrale, il limite di questa somma di contributi per t che tende a 0, di questa somma di contributi Cp, quindi prendiamo un valore del calore specifico a una temperatura che tende a 0, e questo tenderà ad avere un valore in un piccolo intervallo di variazione di temperatura, tenderà ad avere un valore ben preciso e costante in quell'intervallo di temperatura. Questo valore lo dobbiamo moltiplicare per il piccolo incremento di temperatura che serve per andare dallo 0 alla temperatura T, quindi T meno 0. Questo è il delta T che stiamo utilizzando, dove T è sempre una temperatura molto vicina allo zero assoluto, fratto la temperatura a cui stiamo facendo tutto questo, quindi una temperatura anche questa che tende allo zero. Qual è il risultato? Il risultato è che queste due cose si semplificano, e se noi vogliamo imporre che questo sia uguale a zero, questo limite, allora deve essere uguale a zero, implica che sia anche il calore specifico. Implica quindi, correggiamo, scriviamo con terminologia matematica, che il limite per T che tende a 0 del calore specifico deve essere a sua volta uguale a 0, perché altrimenti un numero diverso da 0 per 1 non farebbe 0, farebbe qualcosa, e quindi avremo un'entropia che a temperatura vicino allo zero avrebbe già un valore diverso da zero. E invece così non è. E allora, tra queste scelte, noi dovremmo scegliere che l'entropia tende a zero. Invece non ce l'abbiamo, perché abbiamo solo un'entropia che tende a infinito, e abbiamo anche un'entropia costante, però non si capisce che significa costante. Perché questa costante potrebbe anche essere diversa da materiale a materiale, per come è posto qui. Mentre per il terzo principio, questa entropia costante, che è anche minima e che quindi possiamo porre uguale a zero, è la stessa, lo stesso zero per tutte le sostanze. Diversamente invece dal delta H, che ha un valore ben definito, diverso da zero per ogni reazione chimica, e anche per ogni sostanza composta, che coincide tendendo a zero appunto al delta G. Poi abbiamo l'entalpia tendente a zero, che quindi non è vero, quindi rimane la capacità termica tendente a zero. Quindi un'implicazione del terzo principio della termodinamica, anche in chiave classica, è che la capacità termica tende a zero.
Ora dobbiamo vedere, quindi per i solidi diciamo non c'è differenza importante tra la capacità termica a pressione e a volume costante, stiamo parlando di sostanze cristalline. Ora l'implicazione statistica invece deriva da questa parola perfetti. Solidi cristallini perfetti significa che la struttura è talmente regolare da non avere nessuna caoticità, cioè il caos di queste strutture è praticamente uguale a zero, quindi in qualche modo l'entropia di una struttura, dal punto di vista statistico, di una struttura che non ha nessuna variabilità, nessuna possibilità di avere una molteplicità di disposizioni spaziali ed energetiche, l'entropia deve essere uguale a zero. Quindi l'entropia che tende a zero è quello che ci comporta poi che anche la capacità termica tenda a zero.